Sciopero nella giornata di giovedì 8 ottobre alla Perardi Gresino di Favria, azienda che si occupa di ingegneria meccanico industriale. I 110 lavoratori hanno incrociato le braccia affiancati dalle sigle sindacali congiunte UILM Canavese, CGL e CISL UIL. Il messaggio che vogliono lanciare all'azienda è un secco no alla revoca degli accordi del 2006-2011 sulle maggiorazioni, come ha spiegato ai nostri microfoni Alberto Mancino, segretario UILM. I lavoratori della Perardi e Gresino hanno deciso oggi di fermarsi, di dichiarare un giorno di mobilitazione e di sciopero per una serie di motivi che ci hanno costretto a prendere questa decisione. L'azienda ha dato disdetta a tutti gli accordi interni, ha continuato a mantenere sul tavolo della discussione degli esuberi, ha proposto di lavorare 7 giorni su 7 senza avere dei volumi produttivi effettivi per cui è necessario fare queste operazioni, e noi al tavolo delle trattative più volte abbiamo chiesto di fare un piano che sia un piano organico e un piano che abbia un minimo di senso, perché non si può continuare a mantenere la cassa integrazione come loro hanno dichiarato per un anno, voler lavorare 7 giorni su 7, dare disdetta agli accordi e non avere certezze ovviamente sulle prospettive, sui volumi produttivi, sull'occupazione e ovviamente anche da un punto di vista economico sul mantenimento degli accordi. C'è amarezza tra i lavoratori, come ha sottolineato Marco Iorio, segretario organizzativo UILM Canavese. Ci sembra quantomeno ingiusto, dopo un periodo di Covid in cui tanti lavoratori e soprattutto questi Perardi e Gresino hanno già sofferto per cassa integrazione, togliergli al mese almeno 200 o 300 euro. Qui siamo noi a protestare perché non è possibile che si giochi sempre sulla vita dei lavoratori e non si pensino alle famiglie, soprattutto in una città come questa qua di Favria, dove quasi tutti i dipendenti sono di questo luogo qui, quindi del Canavese, dove debbano sempre di più soffrire loro. L'amministrazione comunale, come ha rimarcato il sindaco Vittorio Bellone, è solidale con i lavoratori e seguirà al loro fianco la vicenda. È stato un fulmine a ciel sereno, sono stato avvertito ieri di questa iniziativa da parte dei lavoratori per quanto riguarda una situazione che ad oggi auspichiamo che sia ancora rimediabile. Certo è che un approccio di questo tipo, così come mi è stato rappresentato dai lavoratori e dai rappresentanti territoriali delle confederazioni sindacali, è emerso comunque la mancanza di un piano finanziario. Però prima di esprimere un giudizio mio personale vorrei sentire e colloquiare comunque nei prossimi giorni anche con l'azienda, anche in maniera informale, però per capire quale sia da parte loro l'attenzione sul territorio, visto che è un'azienda storica sul territorio di Favria, che non ha mai dato problemi. L'ultimo sciopero fatto in questa azienda risale al 2008 circa, quindi non c'erano mai state avvisaglie, se non logicamente quei ricambi generazionali che tutte le attività cercano in questo periodo, in particolar modo. E niente, mi piacerebbe proprio riuscire a capire maggiormente con il management aziendale qual è la situazione, qual è la loro campana. Ora le sigle sindacali hanno chiesto un incontro all'azienda per giungere a una soluzione.